Sangritana guarda al futuro con un investimento di circa 4 milioni e mezzo per acquistare 2 locomotori e l'annuncio di nuove assunzioni. I nuovi mezzi, a gasolio 2D744, lavoreranno sulle tratte non elettrificate che congiungono Basilicata Puglia fino a portare le auto prodotte da FCA a Melfi sulla linea adriatica. Sono stati presentati nella stazione merci di Contrada Saletti di Paglieta, la piastra logistica della Val di Sangro, dove si prevedono investimenti ed il potenziamento con 2 nuovi binari. Il trasporto merci è fondamentale per questo territorio, ha sottolineato il presidente Marco Marsiglio, annunciando l'assunzione in Sangritana di 44 nuovi lavoratori. È un settore fondamentale per lo sviluppo economico e imprenditoriale del territorio. Oggi le merci che passano su ferrovie sono solo il 5%, questo è un dato su base nazionale ed è una cifra troppo bassa per un paese moderno. Dobbiamo investire sulla ferrovia, dobbiamo investire sul cargo, dobbiamo investire su queste modalità di trasporto ed è quello che la regione sta facendo e continuerà a fare nei prossimi anni. Progetti ambiziosi per Sangritana Cargo, società controllata dalla TUA, che ha presentato un bilancio positivo con una previsione di aumento di fatturato nel 2021 nonostante il Covid. Pasquale Di Nardo, amministratore unico Sangritana S.p.A. Sangritana punta sul cargo 2 giorni, un giorno con un workshop interessantissimo e un giorno per presentare 2 locomotori. Lei, Pasquale Di Nardo, ha detto il giorno della concretezza oggi, perché presentiamo questo passo verso il futuro di Sangritana Cargo. Un passo della concretezza e nello stesso tempo comunque un passo che segna un momento di riflessione anche unitamente agli azionisti e che ci consente, con l'acquisto di questi 2 locomotori che sono in funzione di nuovi contratti, anche la previsione battezzata in qualche misura dall'azionista di nuove assunzioni. Questo ci dà la prospettiva di un'impresa dinamica che nello stesso tempo ha consolidato il proprio operato, la propria attività. Anche in un periodo di lockdown abbiamo detto non ci siamo mai fermati, questo grazie alla disponibilità delle maestranze che, come abbiamo ricordato, anche lo ha fatto anche l'arcivescovo nella benedizione di questi 2 locomotori, fungiamo a moda famiglia, siamo in pochi, siamo scarsamente 100 unità, ma al mattino ci ritroviamo tutti con il sorriso, con un unico obiettivo, quello di servire la produzione, il territorio e la ricchezza dell'azienda, ma anche di questo territorio. Quasi 100 unità, che presto saranno di più, visto che il presidente Marsiglio ha annunciato nuove assunzioni. E questi treni andranno dove? Questi treni serviranno anche Melfi, dove c'è uno stabilimento di FC Auto, e quindi continuiamo ancora nell'automotive. Trasporteremo il costruito dallo stabilimento di Melfi a Foggia, sono linee non ancora elettrificate, questi elettromotori sono diesel, gasolio di ultima generazione, Euro 6, quindi non inquinanti. E poi da Foggia li porteremo qui a Fossa Cesia con l'elettrico, con una delle nostre 483, e poi da qui CFI, che è il nostro committente, le prenderà per portarle negli altri paesi d'Europa. Presenti qui partner di Sangritana, anche internazionali, partner che hanno sottolineato la capacità di Sangritana e sua di costruire rapporti, di mantenerli e di essere efficienti in ciò che si dà. Testimonianze anche spontanee, senza costringere nessuno, di importanti partner, come dicevo, appunto, che vanno da Captrain a CFI, alla stessa Mercitalia, insomma con tutto quello che è il mondo del privato, ma anche con Jeffco, che è un partner internazionale per il quale lavoriamo, una testimonianza diretta anche di persona oggi qui con una giornata, ringraziamo il cielo, serena ma di festa, per rinsaldare rapporti e per costruire o continuare a costruire quello che può per questo territorio, grazie anche a Sevel, non lo dimentichiamo mai, che con il suo indotto riesce anche quotidianamente a rafforzare le prospettive economiche della nostra regione Abruzzo, dove qui si produce, lo ricordiamo, un terzo del PIL stesso della regione, che ci fa ben sperare anche per il futuro. Sangritana Cargo è giovane, però ha un fatturato di tutto rispetto nonostante il Covid e si preannunciano nuovi obiettivi. Guardi, noi chiudiamo con un raddoppio del 2014, magari
dire 5 milioni o 6 milioni di euro scarsi potrebbero sembrare pochi. Le garantisco che per questa tipologia di attività sono ingenti, e per una NewCo che è nata con un grande nome storico e quindi di cui sentiamo il peso, ma tutta l'autorevolezza che è all'interno del suffisso Sangritana, ritengo che nel 2020 riusciamo a, così come nel previsionale, a raggiungere i 9 milioni di euro nonostante il Covid, e nel 2021 superare, nel 2021 superare i 10 milioni di euro. Insomma, con contratti che abbiamo in questi giorni e nelle prossime settimane in definizione. La presentazione dei due locomotori è stata preceduta da un interessante workshop che si è svolto a Fossa Cesia, dove sono state trattate tutte le tematiche più attuali che riguardano il trasporto merci in Italia con le novità legislative previste dal decreto rilancio, alla presenza dei principali rappresentanti del mondo ferroviario, delle associazioni datoriali e sindacali. È intervenuta Barbara Morgante, direttore generale della Regione, che ha sottolineato l'interesse in Abruzzo per potenziare le infrastrutture. Ci sono tanti progetti, li abbiamo ascoltati oggi, ci sono impegni da parte della Regione, ci sono impegni da parte delle aziende che sono aziende della Regione, e quindi speriamo di dare un contributo importante anche per una diversione modale che favorisca di più il trasporto ferroviario, che è più rispettoso dell'ambiente, un ambiente peraltro, quello dell'Abruzzo, che va tutelato assolutamente per la sua bellezza. L'amministratore delegato di RFI, Maurizio Gentile, ha parlato dei tre snodi principali per il trasporto merci in Abruzzo: Fossa Cesia, Interporto di Manopello e Pescara. L'Abruzzo ha una, diciamo, ha un tessuto produttivo che ovviamente non è pari a quello delle regioni del nord, ma proprio qui in Val di Sangro, a Fossa Cesia, c'è un distretto industriale che non ha nulla da invidiare ai distretti del nord. È proprio per questo che qui abbiamo fatto già un primo investimento importante finalizzato al trasporto delle merci, realizzando uno scalo con binari da 750 metri di lunghezza, che sono i binari a standard europei. E questo scalo già nel 2020 produrrà 6.000 treni, sarà capace di lanciare e ricevere, contro i 1.600 del 2010, quindi in 10 anni una grande crescita, una notevole crescita legata sicuramente a questo tessuto produttivo così importante. Poi l'interporto di Pescara, dell'Abruzzo o la stazione di Pescara Porta Nuova, evidentemente con le loro categorie merceologiche avranno modo di svilupparsi ulteriormente, anche con la realizzazione del terzo binario tra Pescara Porta Nuova e Pescara Centrale, e poi il raddoppio della linea ferroviaria tra l'interporto dell'Abruzzo e la linea adriatica. Per favorire il cargo, politiche e territori si stanno orientando verso lo stanziamento di incentivi, quali lo sconto pedaggio ed il ferro bonus, ed anche la Regione Abruzzo ha previsto un contributo a favore dei treni merci, ha sottolineato Gianfranco Giuliante, presidente di TUA. Dibattito molto articolato con i maggiori esponenti italiani del trasporto in generale, del trasporto merci in particolare. Sono emerse tutta una serie di problematiche e le soluzioni che si stanno dando, e per quello che riguarda l'Abruzzo, la TUA insieme alla Regione e a RFI sta puntando su Saletti, su Fossa Cesia e sul porto di Ortona, per avere un quadro intermodale che faccia diventare questa zona uno snodo importante, oltre ad essere a questo punto tra le maggiori dell'Italia centro-meridionale per quello che riguarda le problematiche del trasporto. Marco Danzi della CZ Locco, che ha costruito insomma questi due locomotori, ecco, in tempi di Covid Sangritana ha ritenuto opportuno investire. Sì, è vero, Sangritana ha investito durante il Covid, e nonostante il Covid, anzi, ci ha sorpreso la caparbietà quasi e la determinazione con cui hanno voluto portare avanti questo investimento senza interruzioni anche in questo periodo difficile. Si tratta di due locomotori, qualche caratteristica? Sì, sono locomotive diesel, ovviamente, perché la tratta non è elettrificata e perché le caratteristiche del servizio richiedono la trazione diesel, però sono locomotive diesel di ultima generazione, quindi assolutamente ecologiche, assolutamente
confortevoli anche per il personale di macchina. Le locomotive hanno ampi spazi, garantiscono la visibilità, garantiscono il comfort perché c'è l'aria condizionata, c'è il frigobar, c'è il microonde, e una cosa che Sangritana ancora non sa ma che scoprirà molto presto: consumano anche molto poco. Francesco Pagni di CFE, dunque con questo accordo si aprono nuove prospettive per Sangritana? Sì, la partnership CFI Sangritana è una partnership di lungo periodo. La nostra azienda ha investito sugli impianti Fiat di Fossa Cesia di Melfi negli ultimi anni, e con l'ultimo accordo siglato con FCA stiamo sviluppando circa 20 coppie di treni alla settimana in partenza da Fossa Cesia, e non potremo mai sviluppare questi treni se non grazie alla partnership con Sangritana. In più, i treni ormai storici di CFI da e per Melfi, abbiamo iniziato con 5 coppie alla settimana, a breve arriveremo a 10 coppie di treni alla settimana. Lì c'è un accordo ancora più importante, e che diciamo è anche uno dei motivi per cui oggi stiamo festeggiando l'acquisto da parte Sangritana di 2 locomotive diesel, perché una delle 2 sarà dedicata interamente ai nostri treni per la tratta Foggia-Melfi e viceversa. Ovviamente il nostro percorso di crescita sulla direttrice adriatica non sarebbe mai potuta avvenire in tempi così brevi e importanti se non grazie all'aiuto anche di un operatore locale che diciamo ha il proprio personale dislocato nelle sedi di Abruzzo, principalmente in Abruzzo, e che ci ha permesso appunto di fare questo importante numero di treni. L'Abruzzo ha bisogno di un sistema di trasporto meno fragile, sia per quanto riguarda le merci, sia per le persone, ha ribadito al nostro microfono il segretario nazionale UIL Trasporti, Claudio Tarlazzi, commentando la notizia delle nuove assunzioni. Questo investimento per la Sanitaria è molto importante e apre, come dire, un ottimismo, una prospettiva di ulteriore sviluppo dell'impresa ferroviaria, e anche per una nuova occupazione, un nuovo sviluppo occupazionale per noi molto importante, quindi una regione che deve appunto evolvere anche sotto questo profilo qui, quindi aumentare il profilo di sviluppo economico per una migliore e più occupazione anche di qualità. Volontà politica e volontà imprenditoriale sembrano andare di pari passo per far sì che l'Abruzzo possa potenziare le infrastrutture e favorire la mobilità, che significa economia. L'assessore regionale Nicola Campitelli. Saletti, quest'area, questo territorio rappresenta il 40% del PIL regionale. Non può che contare sul tavolo e sulle scelte politiche che la Regione Abruzzo, che questo governo regionale sta facendo in questi mesi e farà anche in futuro. Noi siamo accanto alla Sangritana, accanto a Tua, che oggi stanno facendo in sinergia con la Regione Abruzzo delle scelte strategiche di sviluppo di un intero territorio, soprattutto rispetto a questo territorio che in passato qualche defiance l'ha avuta. Noi siamo i fari, diciamo, del governo regionale su questo territorio, sono accesi e rimarranno accesi per lunghissimo tempo, anche perché noi dobbiamo dare delle risposte che sono al di là di quelle economiche rispetto a un tessuto sociale, ma anche occupazionale. Questi investimenti fatti da Sangritana permettono anche nuove occupazioni, quindi nuovi posti di lavoro, che in questo momento post-Covid credo che sia di fondamentale importanza.